so che tu hai anche un'altra abitudine che ho scoperto quando abbiamo dormito insieme a Roma, detta così fa un po', però quando sono stati quella sera in albergo in occasione di un corso sulla crescita personale il giorno successivo, tu ogni giorno mediti un 30 minuti all'incirca, sì, quando ti svegli. Sì, anche un po' di più anche. Anche un po' di più? Anche un po' di più, in realtà è tra l'oretta e i 45 minuti, questo è il mio standard, ma non lo faccio con... Anche lì è una storia molto interessante, cioè io sono appassionato di ipnosi, sento parlare nel 2008 della mindfulness, penso dentro di me questa roba qua non è altro che autoipnosi rivestita di orientalità, diciamo così, di roba orientale. Certo. E dico, vabbè, mi compro lo stesso libro. E compro il libro Mindfulness al di là del pensiero attraverso il pensiero di Kabat-Zinn e compagnia bella. Lo compro, inizio a leggerlo. In quel libro c'è scritto che se tu pratichi 20 minuti al giorno per 8 settimane ti cambiano le correnti del cervello. E io dico, ma pazzesco. Lo voglio. Assolutamente. Mi compro prima un caschetto. Un affare che ovviamente è una... mi compro questa cosa costosissimo dall'America, insomma, se volete sapere, si chiama Emotive Epoch, ma a me non ha funzionato, insomma. Però mi compro questo caschetto fighissimo, 14 elettrodi, eccetera, e mi metto a meditare tutti i giorni. Il caschetto non funzionava, però io meditavo, andavo in seduta, già vedevo dei pazienti e le cose forti mi toccavano di meno. Io sono uno che si arrabbia facilmente, quindi mi arrabbiavo, ma la mia rabbia svaniva immediatamente. E dicevo, qua c'è qualcosa di vero qua sotto. Di grosso, di forte. E da lì l'ho tenuto. Ho continuato a meditare tutti i giorni e tutt'oggi medito. Ed è un'abitudine irrinunciabile, insomma. Quindi appena mi sveglio, faccio male perché i veri meditanti non mangiano. Cioè, no, io mangio, mi faccio fare i miei, vado in bagno, cioè, e poi medito. Dai 30 minuti quando riesco anche un'oretta.